Goofy, buonasera Goofy, buonasera, bentornati qui sul mio canale ragazzi. Questa sera il Pescara torna terzo in classifica a pari merito con il Lecce, Goofy, innanzitutto iscrivetevi al mio canale, qui sotto c'è il pulsante iscriviti e ti iscrivi al mio canale. Per prima cosa vi iscrivete tutti quanti al mio canale. Seconda cosa, voglio fare un salutino a tutti i gufi che si stavano tirando il Pescara. Il Pescara è finito, il Pescara non vince più, il Pescara caduta libera. Stasera vittoria, una partita del due volte. Allora, raga, parliamoci chiaro, primo tempo insoddisfacenti, 2-0 immeritato, una squadra che sì, abbiamo fatto due gol. La prima, bellissima azione manovrata del Pescara in verticale, passaggio di Mancuso a tagliare la linea di difensiva per Monachello, a tu per tu con il portiere, gliel'ha messa lì sotto le gambe e gli ha fatto la prima peretta. E poi c'è stato il 2-0, raga, che vi dica fa, che gol l'ha fatto Campagnaro, ma non è che gol l'ha fatto Campagnaro. Cioè, calcio d'angolo sul primo palo, basso Campagnaro di tacchetto, tic, la palla a Palombella sul secondo palo, anche se forse c'è un tocco con un difensore loro, quindi potrebbe anche darsi che il tocco del difensore loro è stato determinante, però se non era Campagnaro e faceva quel tacco. Due, però, c'è sempre un però, raga, ricordatevi che il primo tempo, comunque dopo il primo gol, noi ci siamo un po' già tirati indietro e il cosone ci comincia a schiacciare. Loro hanno beccato un palo sull'1-0 clamoroso, mi pare di Barberis, non vorrei ricordare male. Un minuto dopo noi abbiamo fatto il 2-0. Fatto il 2-0, nei primi 20 minuti mi pare il Pescara ha fatto due gol, noi abbiamo smesso di giocare. Primo tempo abbiamo smesso veramente di giocare, abbiamo subito solo il Crotone, che per onor di cronaca dobbiamo dire hanno beccato un altro palo, e nella stessa azione, nel proseguo della stessa azione del palo, c'era un rigore a quanto pare nettissimo per fallo di Scognamiglio su Spolli. Io rivedendo l'azione comunque vi devo dire che secondo me forse c'era un attimo prima un fallo di Spolli su Scognamiglio che lo spinge e lo mette fuori causa, gli fa perdere il tempo in pratica e poi Scognamiglio fa fallo. Si compensa tutto. Io continuo a dire che il fallo a Foggia di Brugman al 94esimo non era rigore, però siccome gli esperti dicono che era calcio di rigore nettissimo a Foggia, oggi forse, il dio, come dico sempre io, il dio del calcio prende e il dio del calcio ti dà. Forse oggi siamo stati ripagati di quegli errori arbitrali che abbiamo subito nelle altre partite. Vi parlo presumibilmente forse col Brescia, quella di Foggia, vabbè, comunque io penso che arrivati alla, siamo alla 24esima, 25esima, 26esima giornata, non so, siamo alla quinta, sesta del giorno di ritorno, la classifica oramai è ben delineata, credo che le squadre rispecchino, la classifica rispecchia la forza di ogni squadra, quindi non c'è da stare a recriminare. Nell'arco di un campionato io credo che comunque gli errori arbitrali ci sono sia pro che contro, quindi non possiamo stare a recriminare adesso di questa partita e di questo arbitraggio, soprattutto il Crotone che dovrebbe farsi due domande se si trova lì sotto alla terzultima posizione in classifica. Quagliù, non vi scordate che il Crotone comunque non vince in casa dal 20 di ottobre, quindi qualche problemino lì a Crotone c'è.
stasera forse abbiamo visto una squadra che non è capace di concretizzare, che sbaglia parecchi gol. Comunque non è una squadra che gioca un calcio, sono molte azioni confusionarie buttate lì, non è una squadra che produce delle azioni da gol, che ti mette l'attaccante a tu per tu col portiere, perlomeno oggi non è stato così. Dobbiamo ringraziare Fiorillo che nel secondo tempo ha fatto un intervento importante su Pettinò, per l'amor di Dio, tu sti chiuse come una campana, come una casa, Pettinò. Io no, guarda, abbiamo rimpianto un po' all'inizio che ti abbiamo lasciato andare a parametro zero a Lecce, però quando parla Lecce ti hanno smammato subito, dopo 6 mesi non hai giocato mai tranne le prime partite, quindi un perché ci sarà. E se il Crotone si affida a pettinare per la propria salvezza, vuol dire che stanno messi proprio male, cioè nel senso, se deve giocare pettinare a Crotone, hanno mandato via Budimir, allora vuol dire che qualche problema serio a Crotone c'è e è certificata la cosa. Stiamo parlando sempre di una squadra allenata da Mister Stroppa, non scordiamocelo. A me questo non mi è mai piaciuto. Stroppa, lasciamo perdere. Se penso che Stroppa, cioè, ma come l'anno scorso Zeman faceva giocare Benalì esterno sinistro, cioè è possibile che quest'anno abbiamo trovato un altro scienziato che Stroppa lo fa giocare regista davanti alla difesa? Voglio Benalì è una mezzala, o diciamo una mezza punta, un giocatore attacco. Se sta dietro perde le sue qualità, non potete fare regista a Benalì, anche se ha delle qualità tecniche non indifferenti, però Benalì è pericoloso quando gioca davanti, tanto tecnico, sa inserirsi, vabbè, ma non fa niente, continuate a tenerlo lì, non fa niente. Secondo tempo, ragazzi, secondo tempo, se il primo tempo l'abbiamo chiuso sullo 0-2 in vantaggio per noi, era immeritatissimo, perché ripeto, due pali presi, un rigore fornetto non fischiato al Crotone e tante altre occasioni che sono state un po' pericolose, hanno tirato pure fuori. Però il secondo tempo il Pescara ha in pratica messo il punto esclamativo su questa vittoria. Dai che il Verona è tornato dietro di noi. Dai. Comunque, il Pescara ha riscoperto il Verona, ha agganciato il Lecce, adesso stiamo un'altra volta a meno 5 e meno 6 dalla seconda e dalla prima. E dicevo, secondo tempo abbiamo certificato la vittoria, che l'abbiamo meritata, perché il Crotone sì, è vero che ha provato, ma cioè il Pescara non poteva scoprirsi per concedere il contropiede per il Crotone sul 2-0, quindi noi abbiamo fatto la partita accorta, siamo stati intelligenti, bene Brugman che oggi ha giocato veramente una bella partita, bene Memusche che ha lottato su ogni pallone, bene tutta la difesa che ha tenuto a bada i giocatori del Crotone, bene Ciofani, mi è piaciuto Ciofani oggi in difesa, bene anche Balzano. Chi ho visto un po' essere un pesce fuor d'acqua, purtroppo mi dispiace dirlo, ma è Marras, raga, mezza punta secondo me non rende come deve rendere, cioè si snatura troppo sto giocatore, che ha delle qualità non indifferenti quando gioca in contropiede a campo aperto. Io penso, ecco, per dirla tutta, che l'occasione capitata nel finale a Sottil, dove in pratica è scattato da solo tu per tu il portiere, rincorso dal difensore, e poi c'era mi pare Mancuso o Monachello al rimorchio, invece di puntare dritto verso il portiere e concludere, è andato piano, si è quasi fermato. Sto sentendo adesso da Rete 8 Enrico Giancarli, ha detto che in pratica ha avuto un problema al flessore in quello scatto e quindi ecco perché si è fermato, ma a me mi sembra strano, cioè, mi è sembrato veramente veramente strano. Secondo me il ragazzo ha avuto paura di sbagliare l'azione, ha tentato il passaggio verso il compagno per permettergli di segnare e invece l'azione è andata a sfumare. Comunque, raga, prendiamoci questi tre punti importantissimi, soprattutto per il morale. Se oggi il Pescara non avesse vinto al Crotone, si apriva una baraonda di critiche, una baraonda di negatività, proprio arriva un'aria, quell'aria che arriva dal nord, proprio quella negatività che secondo me fa male a questo ambiente e a questa piazza. Già siamo negativi di nostro, per colpa di sta società di Pinocchio, già siamo negativi e siamo ammusciulliti, appassiti proprio
all'ennesima potenza. Se ci mettiamo pure che oggi il Pescara non faceva risultato pieno, a Crotone ci staccavamo dalle zone alte per giocare di notte. Quindi questa vittoria è importantissima per il morale, importantissima per la classifica, importantissima per i ragazzi che cominciano a ritrovare un po' di fiducia in se stessi, convinzione nei propri mezzi, e vedono in modo più positivo il futuro. La prossima partita la giochiamo in casa con il Foggia, non possiamo sbagliare. Con il Padova, non possiamo sbagliare. Voglio se ne invincemi con il Padova che è ultimo in classifica. Padre che allarme rosso, Fabio Grosso. Mi ingazzo come una bestia. Quindi, ma dobbiamo stare sul pezzo. Dobbiamo fare 3 punti pure col Padova e aspettare i risultati delle altre. Il culo per il Brescia prima o poi finisce. Vedi tutto, sta girando, la capì? Du tir, du gol. Calci di rigore a favore. Risultati utili. Prima o poi la ruota gira per tutti. Vedi come ha girato per noi un mesetto, un mesetto e mezzo. Pure per qui stessa arriverà il periodo, no, arriverà, poi ne riparliamo. Intanto rimaniamo lisci a 4-5 punti, poi ne riparliamo a fine campionato. Alcun demeli pecore per tutti quanti. Raga, io adesso vi saluto, mi raccomando, lasciatemi sempre il pollice in su se il video vi piace, commentate qui sotto nei commenti la partita come l'avete vista voi, se siete in accordo con le mie disamine. Fatemi sapere la vostra, se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale qui sotto, mi raccomando, clic clic clic, vi lascio in descrizione Pescaresi Convinti, il mio gruppo tifosi del Pescara su Facebook, il mio Instagram e la mia pagina Facebook. Ciao a tutti, buon campionato a tutti e sempre forza Pescara, ciao!